Ok, chicos. Ah no. Ok ragazzi, allora io sono qui all'Hostal Cecilia, che è il migliore ostello nonché albergo di tutta Puerto Viejo, di tutto il Caribe Sur, verdad? E questa notte Doña Cecilia, ella, la mujer más linda de Caribe Sur, de Costa Rica, de Centroamérica e del continente americano. Nada más. Ciao bellos, aquí les presento el pollo caribeño, el mejor pollo de todo el planeta. È vero, è vero. Allora qui cosa sta facendo Cecilia? Quando come mi dice, verdad? Sì, sì, dopo i commenti, perché adesso è il momento della ricetta. Allora, qui Cecilia sta cortando, sta tagliando ajito, gli ha cortato cebolla. Allì, ahí ahí, por Dios, se me cambia l'italiano con l'espagnolo. Allì tenemos tomillo, che sarebbe il timo, e soprattutto aquí, che hai pollo, muslo, la coscia, la pechuga, ossia il petto, cebolla, cilantro, no, che si dice culandro, il cilantro sarebbe il coriandolo da noi, quindi c'è la cipolla, un pochito di questo che oregano, pimienta, le vagna di, le pone con pimienta, piccolino pimienta, un poco di pimienta, okay, poi ora abbiamo messo anche delle salse cinesi, una salsa tipica costarichegna, e sesta, è una salsa Lisano, che non so, Lisano, che è tipica di Costa Rica, Lisano, Lisano, io come sempre sto sudando come un porco, perché è caliente, l'ambiente è molto caliente qui in Costa Rica, sì, è vero. Wow. E allora, fra un po' vi dirò che sapore ha questo pollo caribegno tipico di Costa Rica? De Costa Rica. Del Caribe Sur. Del Caribe Sur. Del Caribe Sur. Devo dare un beso frente alla camera. Non diventate gelose, eh? Non diventate gelose, che Cecilia per me è come una seconda mamma. La prossima vez tu vieni para acá, bambina, con tu novio. E dove sta? Questa bambina, dove sta? Ruben, te voglio pedir un saluto también a mis amigos italianos. Él es Ruben, aquí también el patrón de todo esto, que está construyendo tutto qui l'ostello, perché adesso ci sono dei lavori in corso e diventerà ancora più bello. Dunque, un saluto a voi, noi ci mangiamo sto polletto caribegno, caraibico, e niente, dopo vi dico com'è. Ciao. Muñequito, falta el azúcar. Azúcar también se pone. Sí, azúcar, vamos a ponerle el azúcar en el aceite muy caliente. Tiene que estar muy caliente. E allora praticamente sarà una ricetta un po' agrodolce, diciamo, no? C'è di tutto, cipolla, coriandolo, timo, zucchero, pomodoro, queste salse strane, insomma un sacco di roba. Sono certo che sarà buonissimo. Vamos a ver, vamos a bella per voi. Ciao. Ciao. Ciao bellos. Ciao bellos. Bellos. Me sa che non ve conosco. Dígale che il chile panameño non può faltar, ni chile panameño ni el tomillo. Nunca puede hacerse algo sin esto. Bien. Chile panameño. Chile panameño. Ah, vedi, il chile panameño, un peperone piccolino amarillo verde, come verde. Il tomillo. E il tomillo sarebbe il timo, quindi questo ce l'abbiamo. Allora adesso, donne di casa, voi che avete visto com'è la ricetta, mi raccomando, quando torno proviamo a fare questo pollo caraibico. Ok. Ciao.